La 51esima edizione del Vinitaly ha segnato l'agenda di governo sull'agricoltura del paese e continuerà a farlo per il futuro, è quanto ha dichiarato il ministro per le politiche agricole Maurizio Martina in occasione dell'inaugurazione della manifestazione fieristica che, lo ricordiamo, è la prima al mondo per superficie espositiva e numero di visitatori. Un buon riconoscimento istituzionale per Vinitaly e per l'intero settore vitivinicolo, patrimonio fondamentale per l'Italia, con oltre 14 miliardi di euro di fatturato aggregato e 385.000 imprese che rappresentano la ricchezza dei nostri territori. La sfida per l'edizione di quest'anno è stata quella dell'internazionalizzazione, dell'innovazione e della digital transformation. Il filo conduttore di Vinitaly 2017 rimane comunque la qualità, anche per la politica agricola comune, con la PAC Post 2020, sulla quale nelle scorse settimane si è aperto il dialogo fra paesi comunitari. Avere cura del passato e portarlo nel futuro. Potrebbe essere questo il motto distintivo di Cantina Tollo, la grande azienda vitivinicola abruzzese che anche quest'anno al Vinitaly di Verona ha portato i suoi vini. L'arte di saper coniugare con successo valorizzazione dei vitigni autoctoni, ricerca enologica, territorio e tradizione si conferma vincente per l'azienda che ha chiuso il 2016 con un fatturato di 38 milioni di euro ed un export pari al 32%, con una crescita dei ricavi nel primo semestre pari già al 2%. Cantina Tollo, sin dagli anni 90, produce anche vini biologici, tutti certificati vegan ed oggi, con 350.000 bottiglie commercializzate su 13,3 milioni, è tra i maggiori produttori di vino bio in Italia. Cantina Tollo è un'azienda che cerca di interpretare la missione del nostro statuto, le esigenze dei nostri associati, cercando di valorizzare le risorse professionali che ha nel suo organico, e dedicando tempo, ricerca affinché questi obiettivi li raggiunga. Siamo in un trend positivo da qualche anno, importante, anche se non in volumi, ma siamo in un trend positivo di riposizionamento del blend di Cantina Tollo. La cantina cooperativa era associata al vino del muratore, quindi un riposizionamento del valore mercuriale per litro o per bottiglia, e anche verso, quindi dando un contributo all'intero valore mercuriale dei vini di questo territorio, perché Cantina Tollo non è un'isola, vive in un territorio che è la provincia di Chieti e la regione Abruzzo, porta avanti questa missione da quando è nata. Lo scopo di questa cooperativa è questo. Lotteremo fino in fondo a denti stretti con tutti per avere questi risultati per i nostri soci. E in occasione della 51esima edizione del Vinitaly, Cantina Tollo ha presentato il nuovo Trebbiano d'Abruzzo DOP. Tre donne del vino di prestigio internazionale, quali Veronica Crecelius di Mundus Vini, Sofia Biancolin, presidente Deutschland Sommelier Association, e Monica Kellerman, giornalista del settore, hanno raccontato tre etichette di Trebbiano dell'azienda abruzzese, ripercorrendo nella storia e le declinazioni nel segno della tradizione e dell'innovazione enologica. Ho avuto l'onore e il grande piacere di presentare il neonato della Cantina Tollo, e questo è il 3. Allora, è veramente ancora un bambino, perché è la nata 2016, imbottigliato da poco, è un Trebbiano ha bisogno di tempo, ma questo che lui già presenta adesso a me ha convinto subito. Allora, io l'ho assaggiato a casa da sola e allora mi ha convinto. I aromi sono ancora un po' timidi, ci sono, ma sono anche gradevoli, è un po' di agrumato, è un po' di pesca, fiori bianchi, ma ancora un po' introverso. Ma poi quando
quando c'è l'approccio, l'attacco sul palato, questo vino è come una esplosione. Si sviluppa grazie alla sua bellissima acidità, è come una freccia adesso ancora, è molto veloce, molto dinamico, ha tanta energia e questa energia alleggerisce questo bellissimo corpo che c'ha. Non è mica una cosa leggerissima, a 13,5 gradi alcolici, e questi li porta con grande eleganza, e di questo vino ci possiamo aspettare ancora grandi cose, magari tra un anno e di più. Potrà crescere ancora molto, sì, vero? Sì, può crescere ancora molto, ma è già adesso molto molto gradevole. Un Trebbiano d'Abruzzo DOP dai sentori di frutta gialla, agrumi e fiori bianchi, capace di esprimere al meglio le emozioni di una terra luminosa e tracciare nuovi percorsi di piacere grazie all'eleganza del suo sapore. Si presenta così il nuovo Trebbiano d'Abruzzo DOP di Cantina Tollo, perfetta sintesi di passato e futuro di un vitigno della tradizione che incontra l'innovazione della ricerca enologica, fiore all'occhiello dell'azienda vitivinicola di Tollo. Un avanzato processo di vinificazione con pigia di raspatura delle uve, pressatura soffice, decantazione a freddo del mosto e fermentazione a temperatura controllata, 70% in acciaio e 30% in botti di rovere di Slovenia da 30 ettolitri ed un affinamento di 5 mesi in serbatoi di acciaio inox e botti di fermentazione per il nuovo arrivato di Cantina Tollo, che va ad ampliare la linea premium di grandi e pluripremiate eccellenze come il Montepulciano d'Abruzzo DOP Riserva, il Cagiolo Montepulciano d'Abruzzo DOP, Edos Cerasuolo d'Abruzzo DOP, solo per citarne alcune. Il nuovo 3 è stato presentato al Vinitaly nel corso di una degustazione di 3 etichette di Trebbiano Cantina Tollo, 3, Cincanta e Biologico, condotta da Veronica Crecelius. Veronica Crecelius, il mercato tedesco è molto importante per i vini in generale italiani, ma quelli abruzzesi in particolare. Sì, allora meno male che c'è questa curiosità dei tedeschi per i vini autoctoni. Adesso veramente che hanno bevuto per tanto tempo tutti questi Chardonnay e... adesso, ma già da un paio di anni, sono molto curiosi a tutti gli autoctoni, anche abruzzesi. Per esempio il pecorino vive una bellissima spinta sul mercato, lo scoprono adesso negli ultimi anni. E tutti questi vini bianchi autoctoni che all'Abruzzo affascinano il mercato tedesco, che è, meno male, ancora, almeno per la regione Abruzzo, il più importante. Presidente Verna, qui presso lo stand Cantina Tollo, quest'oggi questa presentazione di 3 Trebbiani, ma soprattutto del neonato in casa Tollo, questo Trebbiano che ha conquistato il palato di queste 3 donne che hanno raccontato bene le particolarità di questo vino. Sì, è nella filosofia e nell'etica e soprattutto anche nella missione di Cantina Tollo cercare di valorizzare al meglio, a nostro avviso, un vitigno che negli ultimi anni, a fronte dell'emergenza dei nuovi autoctoni riscoperti, pecorino, passerina e cococciola, è stato un po' trascurato, è stato considerato la Cenerentola. Per noi non è la Cenerentola, perché innanzitutto rappresenta ancora, secondo me, una fetta importante dal 35-40% della produzione vitivinicola abruzzese e quindi anche di Cantina Tollo. Ma quindi in ogni caso è un vitigno su cui noi dobbiamo fondare i nostri bilanci, se così vogliamo dire, e quindi dobbiamo cercare di studiarlo in lungo e in largo per trarne le caratteristiche migliori e sfatare questo concetto che in questo ultimo periodo si sta facendo strada. E questo l'abbiamo fatto partendo da che cosa? Non solo da questa voglia, ma o dalla tradizione che i nostri nonni ci hanno tramandato su come produrre, allevare e vinificare il Trebbiano, ma viene anche suffragato da uno studio scientifico fatto all'Università di Milano che
con quale noi abbiamo zonizzato il territorio di Tollo e quindi diciamo su per giù anche di alcune aree limitrofe al territorio di Tollo, da dove abbiamo appreso che alcuni appezzamenti dei nostri soci potevano dare un trebbiano diverso da quello che è il trebbiano che oggi è in commercio. Abbiamo fatto dei contratti con i nostri soci e quindi abbiamo portato questi vigneti datati 25, 30 o 35 anni fa a una resa di 80, 70, 80, massimo 100 quintali per ettaro ed ecco cosa è venuto fuori in campagna. Poi c'è stato il secondo tempo dove la tecnologia, le innovazioni e la ricerca hanno cambiato anche alcuni percorsi di vinificazione e quindi io ribadisco che il Trebbiano per Cantinatollo rimane un vitigno importante, principe, ci scommettiamo in tutte le versioni possibili e immaginabili perché oltre ad essere un plus importante ma è anche un vino che secondo noi nel mercato internazionale e mondiale ci potrà dare delle grandi soddisfazioni. La presenza di Cantinatollo all'edizione di quest'anno ha visto una nuova declinazione della linea narrativa, già seguita ed incentrata sulla valorizzazione del patrimonio naturale e culturale abruzzese. Dopo il Parco Nazionale d'Abruzzo, tema dello scorso anno, il nuovo stand nel padiglione numero 12 ha raccontato ai numerosissimi visitatori una delle tradizioni locali più preziose, quella della tessitura e del ricamo. Sono state ripercorse le fasi storiche più importanti di quest'arte considerata minore, particolarmente apprezzati alcuni pezzi originali esposti in collaborazione con il Museo delle Genti d'Abruzzo di Pescara. A Verona quest'anno Cantinatollo è stata presente per la prima volta anche con uno stand dedicato alla linea premium dei suoi vini nel padiglione numero 7. Diceva Veronica Crecelius, è rimasta affascinata da questo vino, giovane sia pur giovane, però ha sicuramente delle grandissime potenzialità ancora da esprimere nel corso del tempo, degli anni. Ma sì, ne siamo abbastanza sicuri perché, ripeto, non sono dei vigneti nuovi, li abbiamo già vinificati, abbiamo già dei test dove il vino evolve in maniera positiva per 2-3 anni sicuramente, anzi oggi forse un po' giovane per un'espressione di un vino di struttura che ad oggi esprime forse il 50% a livello aromatico di quello che è la sua potenzialità e soprattutto perché, ripeto, è figlio di un'annata fredda, 2016, quindi un'annata fredda, il vino un po' più serrato e meno pronto del solito. Un affinamento particolare? Affinamento e fermentazione, parte in botte grande di legno, assolutamente inerte, quindi non a livello aromatico non ha inciso sul prodotto, ma come spiegavo prima in degustazione ha fatto evolvere gli aromi primari in maniera diversa, quindi un vino un pochino più disteso, più complesso, che poi ha trovato il matrimonio con la parte invece fermentata in acciaio, assolutamente primaria, molto più nervosa, molto più verticale, insomma un bel matrimonio che ha dato maggiore equilibrio a quello che è l'espressione complessiva del vino. Nel corso della degustazione abbiamo assaggiato anche altri due trebbiani, ovvero la linea biologica e il Cincanta, due ottimi prodotti. Sì. La biologica al contrario molto molto diciamo semplice come stile, però espressione di biologico, più floreale, più minerale, insomma i vini biologici esprimono magari meno complessità a livello di frutto, ma hanno un carattere tutto loro che a me piace moltissimo. Quindi acciaio, fermentazione di acciaio a temperatura controllata e un po' di affinamento sui lievi. Il Cincanta invece è quello il vino che facevamo a suo tempo per i 50 anni appunto della cantina, è un macerato, quello che a livello internazionale viene chiamato Orange, proprio perché poi l'ossidazione che si ha con la macerazione delle bucce lo fa diventare quasi con toni aranciati, arancioni, quindi è molto interessante. È un vino che un bianco ma che si esprime come un rosso perché poi fermenta con le bucce, fa affinamento in cemento come i nostri vini rossi e poi dopo 24 mesi di affinamento viene venduto, insomma ha un approccio particolare, fermentazione spontanea, non viene filtrato, non viene stabilizzato, quindi un vino molto, molto vero, molto autentico.